presented by Joconomicon.net. Nei tuoi romanzi, qual è il rapporto tra il fantasy e il reale, se c'è il reale, e come ti piace viverlo anche in tutti i giorni della tua vita, questo rapporto? Cioè, come tu, Paola, lo vivi? Ti piace immaginare che anche gli accadimenti della vita di tutti i giorni abbiano forse una sfumatura che non è immediatamente visibile? Cioè, che rapporto hai tu con l'invisibile, con la fantasia, anche nella realtà di tutti i giorni? Stiamo per scoprire che è una wicca. No, però io vivo praticamente sempre a contatto con i libri, perché oltre a scrivere ho appunto una mia libreria dedicata al genere, quindi... Diciamo dov'è? A Padova, vero? Sì. Che si chiama? Lupo Rosso. E quindi il fantasy è una parte costante della mia vita, della mia realtà di tutti i giorni. E anche in Amon la realtà è molto presente, anche a partire dal background storico che ho diciamo ricreato partendo dalla storia reale e rielaborandola, immaginando cosa potesse accadere se la parte magica di diverse tradizioni e diverse antiche religioni fosse concreta e reale, quindi rielaborando anche la nostra storia in base ad essa. Quindi è la protagonista della vicenda, che mi pare che sia una protagonista femminile, il protagonista, vedi, ho già sbagliato. Purtroppo i libri non sono qui a disposizione perché stanno arrivando e non ho ancora potuto vederli. E si trova investito da tutte queste tradizioni magico-cabalistiche, esoteriche, neopagane, si trova a sguazzare in tutte queste situazioni soprannaturali. Diciamo che Daniel, il protagonista, si trova già immerso in questa realtà. Perché? Perché all'età di 6 anni evoca per sbaglio un demone femminile, Baal. Solo che, essendo lui molto piccolo, l'evocazione è incompleta. Quindi parte dei poteri del demone sono rimasti imprigionati tra le due dimensioni. Nasce così un patto tra i due, secondo il quale Baal aiuterà appunto Daniel a capire e a sviluppare i suoi poteri, in cambio però di riottenere i suoi una volta che l'evocatore fosse diventato abbastanza maturo, insomma. Quindi noi conosciamo Daniel quando queste cose sono già successe, sua storia, la vicenda. Perché sì, la vicenda si sviluppa quando lui ha 22 anni, quindi è già abbastanza maturo e consapevole. Non c'è una introduzione nella realtà demoniaca. Lui sa già praticare vocazioni, ha un certo grado di consapevolezza della realtà in cui vive. E questo lo rende, diciamo così, un paria rispetto anche a livello personale. Lo rende già un personaggio che si pone, ad esempio, in confronto della società con difficoltà, o in qualche modo riesce a integrare i due aspetti? No, Daniel è estremamente tormentato, soprattutto per via della stessa natura malvagia dei suoi poteri, perché lui si rende conto che evocare demoni, evocare creature malvagie come i demoni, è sbagliato. E lui appunto desidera sviluppare questo suo potere proprio per riuscire a controllarlo e per riuscire a usarlo anche per un fine positivo. E ci riuscirà a usarlo con un fine positivo? Dai, qualcosina devi dire. Mario vuole sempre sapere la fine, così non fa fatica a leggere la parte intermedia del libro. Perché tutti sappiamo che i libri si scrivono così, si parte dalla fine, no? Allora, la mia curiosità è sempre sapere la fine, perché dopo così cerco di capire come l'ha scritto. Come l'ha scritto? Partendo dalla fine, quindi sapendo come andava a finire, o costruendo prima, ad esempio, il personaggio, la situazione? Oh, ecco i libri. Diciamo che in Daniel ci sarà un'evoluzione, però sarà un'evoluzione in negativo. Anche perché sarà sempre di più vittima dei suoi poteri, sempre più vittima anche della presenza di Baal, questo demone che comunque lo accompagna, è una presenza costante nella sua vita.
E poi influente sarà anche Amon, nel quale prende appunto il titolo della saga, una presenza che lo cambierà in maniera molto profonda. Ah, ecco, mi rilascio proprio il fatto che hai nominato una saga. Tra l'altro notavo, l'avevo già visto in libreria, adesso mi ricordo, che ha un formato come libro molto particolare. È stata una scelta editoriale che tu hai caldeggiato? Diciamo che è stata una bella sorpresa. Ecco, mi rilasciavo dicendo, tu hai parlato di una saga, quindi hai previsto ovviamente che questo qua sia un primo capitolo di un percorso che Daniel farà nei successivi libri. Spero non sia una trilogia. Almeno una pentalogia per stare nell'esoterico. Vabbè, comunque. E nel caso invece del Camilla, se invece è un libro con un inizio e una fine, o sei già anche tu previsto degli sviluppi? Allora, il secondo volume, almeno nella mia mente, è previsto. Poi non sappiamo se finirà così o ci saranno, scusami, se ci saranno ulteriori seguiti al secondo volume, che possono essere 3, 4, insomma, vediamo adesso come procede questo primo. Per ora ho iniziato a scrivere il secondo e penso che ci sia, insomma, molte cose che troveranno un punto d'unione e altre cose succederanno. Però difficilmente, credo, almeno nel mio caso, posso pensare una storia e suddividerla già mentalmente con dei volumi prefissati, perché insomma Paola concorderà che spesso quando si inizia a scrivere una storia si ha in mente l'inizio, magari si possono avere molti aspetti chiari, ma poi come procede la scrittura, qual è il viaggio intrapreso dai personaggi, proprio di crescita, di cambiamento, insomma... è inesprimibile inizialmente, dunque insomma è un'avventura che procede di pari passo piano piano e sorprende anche l'autore stesso, che non ha le briglie, insomma non comanda i suoi personaggi. Quindi ci vuoi dire praticamente se il libro andrà bene ci sarà il secondo? No, il secondo almeno io lo penso, poi dovremmo chiedere agli editori, non lo so. Okay. Però per ora insomma il secondo lo sto iniziando a scrivere e vediamo quando avrò concluso il secondo se la storia sarà definita o succederanno altre cose. Perché succederà, va bene, allora improvvisamente troverai una deadline di... No, beh, però magari altri personaggi, uno spin-off della storia stessa, visto che ci sono diversi personaggi chiave oltre alla protagonista Myla, dunque perché no? Ecco, una domanda che vorrei fare a entrambe, no? Sempre se Elena non mi interrompe, nel senso che no, voglio lasciare parola anche a te, è questo, siete autrici giovanissime, dove trovate il tempo di scrivere? Immagino che tra studi, lavoro, come procedete? Cioè scrivete di sera, di giorno, nei ritagli di tempo... Dai, partiamo da Camilla che aveva la parola, prego. Grazie intanto per il giovanissime. Scrivo, insomma, adesso io appena ho finito l'università, dunque questo romanzo è stato scritto per gran parte durante il periodo della tesi, dell'elaborazione della tesi, dunque quando ero veramente molto molto sotto stress, scrivere è stato veramente liberatorio. Prevalentemente ho scritto di notte, perché insomma di notte, di sera, perché insomma non avevo più niente da fare e potevo rilassarmi, abitavo ancora a Milano, dunque era un appartamento super silenzioso che mi consentiva proprio di immergermi totalmente in questa storia. Ora che insomma l'obbligo, insomma, e l'impegno dell'università si è concluso e sto lavorando, cerco ovviamente di scrivere nei ritagli di tempo, ma prevalentemente sempre di sera, di notte, insomma, fino a quando non si chiudono le palpebre, che mi addormento. Ci sono gli scrittori diurni, gli scrittori notturni. No, di giorno faccio molta difficoltà, magari di giorno riesco a correggere quello che ho scritto precedentemente, fare una stesura, insomma, notare gli errori, prendere appunti, però proprio il flusso più importante della scrittura quasi sempre di notte. Nel tuo caso? Anch'io prediligo la notte per scrivere, è il momento in cui mi sento più ispirata, mi sento anche più rilassata. Poi ovviamente scrivo anche nei momenti tranquilli in libreria, quando sono quei momenti di pausa che mi prendo e nei quali mi dedico anche alla scrittura. Volevo farti una domanda sulla libreria, perché io vivo a Verona, che è una città purtroppo dove le librerie non sono moltissime, non sono molto frequentate, le due cose chiaramente sono legate. Padova invece è tutt'altro, io ci ho studiato, la conosco. Ci sono tante persone che vengono alla tua libreria, tu organizzi degli incontri, parlaci un po' dell'attività di una libreria fantasy in una città come Padova.
Beh, come libreria cerco anche appunto soprattutto di dare spazio agli autori italiani, quindi organizzando presentazioni, incontri, almeno un paio di volte al mese. Comunque di riscontro per quanto riguarda, diciamo, i ragazzi, i lettori, c'è. Il riscontro c'è, ci sono tanti ragazzi, tante persone che leggono fantasy, che leggono horror. Credo che appunto l'unico problema per una libreria è proprio quello di farsi conoscere, quindi di riuscire a attirare lettori, attirare, diciamo, clienti, distraendoli da quelle che sono le grosse catene librarie come Feltrinelli, Mondadori, che purtroppo vanno per la maggiore. Certo. Io non so se voi avete delle domande da fare alle nostre autrici, se avete qualche curiosità che avevate prima e volevate chiedere o che vi è venuta in mente. Ho letto il finale. È irrefrenabile. Grazie. Sì. Quindi passiamo alla parola, quindi alle domande, in totale libertà, tanto loro vedete che sono preparatissime, vi racconteranno tutto. Grazie, sono Cristian Antonini della rivista Altri Sogni. Volevo fare una domanda a Camilla. Ambientazione, ricerca, l'importanza della ricerca, un substrato realistico molto per qualcosa di fantastico. Però c'è la cerniera, no? Il punto d'incontro, perché licantropi in un mondo reale, caspita, sono, creano conseguenze nella società in qualche modo. Certo. Come vivi l'unione tra fantastico e realistico? È un limite? È un'opportunità? Come lo lavori? Lo so, è difficile perché si parla di metodo. Io mi diverto tantissimo, credo che sia proprio questo l'aspetto fondamentale in cui la scrittura, oltre a essere passione, in cui hai la possibilità, insomma, di trovare tutto quello che, insomma, ti tormenta durante il giorno, che ti riempie la testa durante il giorno, durante la scrittura, la possibilità di trovare rifugio. Unire il fantastico con la realtà è divertentissimo, insomma, ci sono diverse possibilità, dei limiti che sai che è difficile, insomma, devono avere una logica. Nonostante una persona scriva di fantasy, credo che sia necessario mantenere un filo logico conduttore in cui ci sia un plausibile, perché sennò scrivi, insomma, delle cavolate e il lettore li sente. Io ho cercato di farlo al meglio che, insomma, meglio che ci sono riuscita, spero che, insomma, che il lettore se ne renda conto. E ti ripeto, l'ho vissuto come tante tante possibilità. Ho trovato un elemento interno, che sono la figura dei disincarnati, che sono delle figure umane che danno la caccia ai licantropi, e in questo modo ho cercato di mettere un elemento, come dico, proprio di umano, di limite a quello che può essere l'avventura e la vita stessa dei licantropi. Prego. Volevo chiederti, la musica ti ispira per scrivere? E che tipo di musica ascolti? Ok, moltissimo, però prima, magari in momenti di relax in cui sono tranquilla e non scrivo. Quando scrivo prevalentemente ho bisogno proprio di silenzio, però ho già talmente tante voci nella testa che non ho bisogno di esterne. La musica che preferisco è un po' rock anni 80, mi piace moltissimo i Velvet Underground, Patti Smith, Lou Reed, Cyndi Lauper, insomma sono tutti degli elementi che ho cercato di mettere nel libro. Quelli mi piacciono. Grazie. Sì, volevo fare una domanda a Paola. Il fantasy come genere è più un'evasione oppure una metabolizzazione del reale, secondo voi? Penso che la cosa dipenda dall'approccio che ognuno ha con il fantasy. Può essere, sì, semplice evasione.